stato di agitazione dei medici della Ruggi e di tutti gli ospedali afferenti all'azienda ospedaliera universitaria di Salerno. Tutte le sigle sindacali hanno aderito allo stato di agitazione e in una missiva indirizzata al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al prefetto di Salerno, Francesco Russo, al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e anche al direttore generale D'Amato, oltre ai vari direttori dell'ASL, è stato sottolineato che da circa 2 anni mancano risposte da parte della direzione sanitaria che, si legge nella nota, ha ignorato tutti i tentativi fatti dalle organizzazioni sindacali per giungere a una soluzione condivisa delle problematiche. Il pericolo è che al 31 dicembre di quest'anno 300 operatori sanitari possono andare via. Non ci sono ancora notizie sulla loro proroga del contratto. Questi sono tutti lavoratori assunti a partire da marzo 2020, quindi sono stati lanciati in prima linea, molto spesso alcuni loro anche alla prima esperienza. Noi pensiamo che non possa essere sprecata un'opportunità per il nostro territorio. Questi lavoratori hanno bisogno della proroga del contratto per poi poter arrivare al 30 giugno 2022, perché la novità di quest'anno è che nella legge di stabilità c'è la possibilità di stabilizzare i precari che hanno 18 mesi al 30 giugno 2022 fino al 31 dicembre 2023. Risposte non ne sono arrivate, da questa azienda non arriva nessuna risposta rassicurante, e questo cosa sta comportando? Sta comportando che molti lavoratori stanno accettando offerte più appetibili in altri luoghi d'Italia. Abbiamo perso tanti infermieri e 40 OSS soltanto negli ultimi 3 mesi. Il rischio qual è? Il rischio è proprio di chiudere le strutture, perché questi lavoratori sono in sostituzione di tutti coloro che sono andati via, coprono una carenza personale che è endemica, quindi se noi al 1° gennaio non ci trovassimo più con 300 operatori saremmo in condizione di non garantire l'EA. L'azienda non ha dato ancora risposte, ogni giorno di ritardo significa ognuno di loro potrà scegliere un'altra strada e quindi andare via. Stamattina una lavoratrice ci ha detto che forse dovrà accettare una proposta al nord Italia, quindi significa che se non c'è una prospettiva di contratto molte persone vanno via. Stiamo continuando a depauperare un territorio e a dire ai nostri giovani che devono andare via, e questo non è possibile.